Intanto diciamo che il film della Chamain fa parte in questo momento per me di un anno che è l'anno subito dopo il mio film da regista, che è stata un'esperienza come tutti i film da regista abbastanza totalizzante, nel senso che non è come quando fai l'attore che lavori sodo per 2 o 3 mesi o un mese prima del film, però poi il film finisce per te, per l'attore finisce e tu te ne vai per la tua strada, semmai addirittura a fare un altro film. Quando fai un film da regista chiaramente sei per 2 o 3 anni prima, mentre scrivi, durante la preparazione, poi giri, poi lo monti, poi il film è quello che è, lo devi accompagnare dove ti invitano, insomma un paio d'anni molto intensi di euforia, che è il titolo del mio film, e quindi quest'anno e l'anno successivo ho scelto, nemmeno tanto coscientemente, ma mi sono resa conto di che ho accettato solo piccoli ruoli. Questo è l'anno dei piccoli ruoli per me, piccoli in senso di tempo, poi spero che non piccoli anche in senso di contenuto, nel senso che sarà così, ne sono curioso. Che ho cercato di fare delle cose che non mi prendessero troppo tempo, troppa anima, diciamo, troppa fatica. E quindi ho accettato di fare con vari amici delle partecipazioni in dei film, tra cui Gabriele Salvatores, per esempio, e Igor, che è un film che ancora deve uscire, Gabriele deve ancora uscire. Poi ho fatto un film con Benoît Jacquot, che è un regista francese, insomma, ma tutte cose abbastanza contenute, tra cui anche questo film di Céline Chamain, che è una giovane regista francese, al suo quarto film, a meno di 40 anni, o li ha appena compiuti, ed è insomma una personalità veramente impressionante, intelligentissima e molto, molto, insomma, siamo amiche prima ancora di essere state collaboratrici, siamo molto amiche da qualche anno, e lei mi ha proposto di fare il suo film. Io ho letto la sceneggiatura, le protagoniste sono 2 ragazze, 2 attrici francesi molto brave, e io dovevo fare il mio primo vero ruolo da vecchio, dico io. Ho inaugurato quel film di Céline, ma non perché sono la mamma di una di queste ragazze, che mi è già capitato di fare tante volte, proprio il tipo di malinconia che si porta dietro questo ruolo, che mi ha, quando ho letto la sceneggiatura, pur essendo entusiasta di quello che leggevo, non ho avuto voglia di farlo, perché sai, accetti le cose per 1000 motivi, non solo perché una cosa è bella, o anche per quello che il tuo stato d'animo in quel momento deve combaciare, oppure forse non combaciare troppo con quello che stai facendo. Mi sembrava che questo ruolo, insomma, mi metteva malinconia, questo ruolo, e quindi gli ho detto un paio di volte di no, anche con difficoltà, perché è sempre quasi più difficile dire di no che dire di sì a una cosa, e lei ha subito accettato il mio no, facendo finta di accettare il mio no, e qualche settimana dopo è ritornata alla carica chiamandomi e dicendo che non riusciva a pensare a nessun altro, non so perché, ancora oggi avendo visto il film non so perché, io ho una lista di 5 o 6 attrici che l'avrebbero fatto meglio di me questo ruolo. Però sono gli registi a volte scelgono gli attori non tanto per motivi razionali, ma quasi appunto dell'immaginario. Ero entrata nel suo immaginario per fare questa contessa che vive in, in,
Francia, una contessa italiana che vive in Francia da tanto tempo, sposata con un francese, e abita in questo castello remoto in Normandia, e ha perso una figlia, una ragazza appunto in età di matrimonio, quindi quelle ragazze, appunto a 20 anni, forse suicida, e adesso ha quest'altra figlia, che è appena tornata dal collegio, che vorrebbe far sposare al più presto, perché sono nobili decaduti